Benvenuto nel mio canale di cucina. Oggi voglio proporti una ricetta veramente facilissima, velocissima e buonissima. Una salsa verde che potrai gustarla spalmandola sopra dei crostini di pane oppure affiancarla a un secondo piatto di carne. Vediamo gli ingredienti. 120 g di prezzemolo pulito, 60 g di capperi, 100 g di olive verdi, mezza cipolla, 2 pomodori, 160 g di tonno, 30 g di pan grattato con 5 cucchiai di aceto, olio di oliva, sale e pepe quanto basta. Prendete una ciotola e aggiungete il prezzemolo, aggiungete il pomodoro che avete tagliato e privato dei semi. Perché il pomodoro? Perché il pomodoro rilascerà i liquidi, quindi andremo ad aggiungere meno olio, meno condimento. E la salsa sarà più sana. Aggiungete le olive, un filino d'olio e cominciate a frullare, a macinare il tutto con il mixer. Aggiungete mezza cipolla sminuzzata. Se volete potete anche non mettere la cipolla, però se la mettete sarà molto più buona. Aggiungete i capperi e continuate a frullare il tutto. Dopodiché andrete ad aggiungere il pan grattato ammorbidito con 5 cucchiai di aceto. Perché l'aceto? Perché l'aceto conserverà la salsa verde. Come ultimo ingrediente aggiungere il tonno con un filino d'olio e poi continuate a frullare il tutto. Vi garantisco che mangerete una salsa verde veramente buonissima, che potrete accompagnare con un lesso, con una carne stopposa come il pollo del giorno prima, con quello che più preferite. Io vi ringrazio per aver visto la mia video ricetta. Provate questa ricetta e ditemi cosa ne pensate. Vi saluto e vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gian.